fin dalla notte dei tempi, tra le montagne dell'Afghanistan, hanno vissuto tribù guerriere sempre in lotta tra loro, fino a che non arrivava un potente invasore cui davano filo da torcere. Se ne accorse per primo Alessandro Magno, che li combatté a lungo fino a domarli ed a sposare la principessa Roxanne, figlia di uno dei loro capi più importanti, ed a fondare Herat. Dopo è tutto un andirivieni di eserciti, quegli islamici della prima espansione nel 632, poi i mongoli con Gengis Khan che scendeva dalla Cina lungo la via della seta che a Herat incontrava la via delle spezie che arrivava dall'India. E dopo Gengis Khan il grande Tamerlano che di Herat fece la sua capitale e cominciò a costruire la cittadella. Durante questi secoli le tribù afghane hanno come rendita di posizione il brigantaggio e il taglieggiamento delle ricche carovane che attraversavano il loro territorio. A metà del Settecento si forma un governo centrale pashtun e verso la fine dell'Ottocento Russia ed Inghilterra si impegnano nel grande gioco per la prevalenza in quel settore. Vince l'Inghilterra nel 1895. Ridarà poi l'indipendenza al paese nel 1919. Ci sarà poi la monarchia fino all'invasione sovietica del 1979, che costa all'Afghanistan 2 milioni di morti, agli occidentali 4 miliardi di dollari di aiuti e ai sovietici la faccia e la consapevolezza di non essere più un impero. I russi, che quando arrivarono erano ancora sovietici, se ne andarono su ordine di Gorbaciov 10 anni dopo, nel glorioso 89, mentre cadevano i muri e l'impero sovietico si dissolveva. Nel paese si scatenarono le fazioni contro Najibullah, il comunista che aveva tentato di levare il burqa alle donne, e che levò il disturbo nel 92 tra varie convulsioni tra i signori della guerra e gli mujahideen, fino all'arrivo dei talebani nel 1994, che controllavano le terre pashtun e non tutte e si scontravano con le altre etnie. Nel 98 arriva l'Alleanza del Nord a contrastare i talebani fino all'assassinio del suo leader Massoud il 9 settembre 2001, 2 giorni prima del fatidico 11 settembre, quello delle torri. Già in ottobre Bush scatena la guerra al terrorismo e dai santuari di Al-Qaeda e i Marines arrivano in Afghanistan per far fuori Bin Laden. Per l'Italia l'operazione inizia il 18 novembre con l'invio di alcune navi ed aerei. Ma Bin Laden non si trova, allora il nemico pubblico numero uno diventa Saddam Hussein e molti soldati americani passano in Iraq, lasciando altre truppe a vagabondare nelle valli afghane in un inesauribile stillicidio di bombardamenti e di morti, non solo talebani. Il 15 marzo 2003 il Parlamento italiano autorizza la partenza di un contingente militare di 1.000 soldati per 6 mesi, la Task Force Libio, inquadrata nel contingente NATO. Nel 2005, per 9 mesi, l'Italia ha anche il comando della missione ISAF con il generale Mauro Del Vecchio. Dal 1 giugno 2006 all'Italia viene affidato il Regional Command West di Herat, una vasta zona ad ovest del paese. Nel 2007 le forze ISAF raggiungono 50.000 uomini e si contano 232 caduti. Nel 2008, tra contingenti ISAF e americani di Enduring Freedom in Afghanistan, ci sono 85.000 soldati e le vittime salgono a 295. Nel dicembre 2009, la residua forza italiana a Kabul viene spostata ad Herat, mentre con l'arrivo di Barack Obama anche in Afghanistan si cambia strategia. Prima con il generale McChrystal, che inciampa in un'intervista alla stampa, e poi dal 4 luglio 2010 arriva il generale Petraeus, che porta in Afghanistan la sua esperienza irachena e l'idea di conquistare la fiducia delle popolazioni diminuendo più possibile le vittime civili, i cosiddetti effetti collaterali dei bombardamenti. Rimane Petraeus fino all'aprile 2011, quando lascia per la CIA il comando delle forze impegnate in Afghanistan, 140.000 uomini, al generale John Allen. Ma sono solo una dozzina di SEALs le truppe scelte nella notte del 1° di maggio in una piccola città pakistana a nord di Islamabad a trovare ed uccidere, dopo 10 anni, Osama Bin Laden. L'Italia continua a mantenere il comando della regione ovest a Camp Arena e a gestire il PRT, il Provincial Reconstruction Team di Herat. La provincia di Herat si prepara ad essere nei prossimi anni la prima provincia afghana a compiere la transizione, con la quale la responsabilità della sicurezza e della governance passerà dalle mani ISAF alle forze di sicurezza e di governo locali.
transizione che si prevede compiuta entro il 2014.